Dite la verità, con una macchina come questa, un ML63 AMG con 525 cavalli, che cosa ci fareste? Poi ci andreste a St. Moritz, ci andreste a Cortina, a tirar su le ragazze, invece no. Noi abbiamo deciso di fare qualcosa di più estremo. Siamo in Friuli Venezia Giulia, al Tarvisio, nella foresta secolare dei laghi di Frusina. Sfida davvero impossibile. Questo è uno dei luoghi più freddi d'Italia, al confine tra l'Austria e la Slovenia, in una valle davvero nascosta. E siamo qui per lanciare una sfida a una persona molto famosa. È il masher più famoso d'Italia, si chiama Arad Kachikian, e lui è l'unico italiano che è andato in Canada e in Alaska con i suoi bellissimi cani. Di sfidarci, e quale sarà la sfida? Cercare di entrare in questi boschi segreti, raggiungere i laghi di Frusina, dove lui con i suoi 8 cani ci farà la strada. E la missione è, con la nostra NL, cercare di stargli dietro. La pala servirà di sicuro, perché avremo dei problemi, la neve è molto soffice, si sprofonda, e 525 cavalli non è detto che riusciranno a battere 8 cani. State con noi, perché questa volta è davvero difficile. Le buone sfide, bisogna lanciare il guanto. Vediamo se Ararat ci manda a quel paese o accetta di venire con noi. Ciao Ararat, come stai? Bene. So che tu sei abituato a grandi imprese, ma questa volta ti tocca questa, che a suo modo è grande anche questa. Allora, i miei 525 cavalli contro i tuoi 8 cani. Accetti? Assolutamente sì, siamo pronti. Va bene, dai, incontriamoli, perché sono dei cani bellissimi, allora, abituati a grandi imprese. Presentaceli uno per sono uno. Sono di una razza di lavoro, si chiamano Alaskan Husky. Lui è Legend, che ha fatto tutti i 1200 km dell'impresa di Balto in Alaska con me. Lei è una femmina, si chiama Arev. Bellissimo. Questi sono due stupendi esemplari di Alaskan Husky. Lui è Beaver. Lui è Chester, due maschi. Quindi abbiamo un maschio lì dietro, una femmina, due maschi. Qui abbiamo Flame e Lightning, sono due fratelli molto molto simpatici. Ciao. Loro hanno 2 anni e mezzo e sono tra i cani più bravi che abbiamo. Ciao. E qui davanti abbiamo i due leader. Come vedi, in una squadra ci sono dei leader, dei cani in capimuta. E sono Lucky, e questa si chiama Sirra, che è la stella più luminosa del carro dell'Orsa Maggiore. Per cui abbiamo usato dei nomi anche di fantasia legati alle stelle. La disposizione è una classica disposizione tandem da 8. Va bene, state con noi, vediamo se riusciremo a batterli. Diciamo che la AMG 63 con i suoi 525 cavalli non è esattamente la macchina giusta per fare questa sfida. Poi ve lo raccontiamo se ce la facciamo, stavolta è dura comunque, mi sa che vincono i cani. Yeah.
il momento hanno già vinto i cani, perché noi siamo già fermi e ci serve spalare per andare avanti, e loro sono lì dietro che si divertono come dei pazzi. These bruises make for better conversation. Bruises, bond that separates. Bruises. E alla fine sono ancora in vantaggio i cani e noi siamo obbligati a montare queste. Ma non siamo certo qui per mollare. Ben arrivati. Questa è la nostra piccola grande Alaska in Italia. Siamo nella conca dei laghi di Fusine, al cospetto del mitico Monte Mangart, Alpi Giulie. Questo è il prato del progetto LIFE per l'orso e per la lince. Pensa, abbiamo gli orsi e le linci che vengono su questa radura incredibile e si fanno fotografare. Ragazzi, l'orso, la lince, 8 cani e la Mercedes AML AMG, ma che cosa volete di più in un paradiso pazzesco? Alla fine loro sono stati più bravi di noi, sono più agili, sono più leggeri e su questa neve farinosa vanno meglio. Noi con i nostri 525 cavalli abbiamo avuto i nostri problemi e la trazione integrale un po' bastava e un po' no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta lo stesso. Grande. Possiamo dire che 50-50? Diciamolo così, anche se devo dirti, vi aspetto tutti a lezione alla nostra scuola internazionale Mushing, perché hai visto che 8 cani. Va bene. Va bene? Promesso, tutti a lezione da Arad, anche i 525 cavalli li vediamo a lezione. E insegneremo ai cavalli a fare i cani da slitta. Grande, bravissimo. Grazie. Grazie di tutto e grandissimi i cani che sono stati migliori. Ciao, alla prossima sfida, ci vediamo su Auto e Fuori Strada. Ciao a tutti. Vabbè, ma allora se la tua cazzo di m***a, il tuo telefono non funziona, non è che lo dobbiamo farci. Milano Tarvisio, 2 ore e 50 minuti. Guarda lì, una pick up Mitsubishi L2200. Improvvisamente, 6.000 euro.